E buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video che sarebbe il continuo di quello prima, non so quanto tempo fa è uscito. Cacchio. Lo lascio qui in descrizione, in cui preparavo un cavallo da monta western. Come vedete non sono in tenuta monta western. No, per paura, non ti morde nessuno se parli, eh. Ah, ok. Però niente, sono qui e oggi non so proprio che cosa faccio. Però tipo gli spin, le frenate, frenate. Com'è che si... gli stop. E poi galopp e un po'. Quello che gira è lo spin, vero? Vabbè, fa di queste cose qui. Ma fa anche quella cosa tipo con l'azzo che devi prendere le persone al volo. No, i vitelli. Ah. Quindi diciamo di iniziare subito il video. Non so che cosa uscirà, sarà un video di una lezione semplicissima, anche perché io sono molto 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 imbranata e mi devono insegnare le cose. E quindi ci vediamo in sella. Sì, sali su normalmente, piedi nella staffa, tieni le redini e vai. Tieni magari un po' più lunghe le redini che sono. Se vuoi starmi vicino, mi sento imbranata, vieni fuori. Sali, se mi sento molto più a mio agio. Vai, vai. Vado, eh. Oh mamma. La differenza è che le redini entrano dalla parte dell'indice e non dalla parte del mignolo. Quindi devi prenderle così. No, molto più semplice. Allora prendi le redini uguali, prendi le redini uguali, aspetta, metti, ok, tira indietro, okay. Tira dietro con la destra, sì. Indice destro, è così che lo faccio io, segui me, ok, dentro, ok, e chiudici la mano intorno. Oddio, così? No, no. Indice dentro, indice, okay. Indice, pollice chiude, le altre, così, perfetto, così. Vedere, voilà, ok, facciamo un po' di passo. Non ho capito. L'abbiamo fatto, ok, porta la mano avanti. Fanno camminare, allunga un po' le redini, non perdere la sella, ok? Le redini devono essere un pelo più lunghe, non ci deve essere un contatto costante. Passo, vai. Poi se non ti tiene la sella, un po' più tiro. Sì. Non so dove metto. La mano alla sella è un po'... Dove la metto? Così, guarda, di solito si così, bravo. Ok, riprova a fermarti, forte uo, gambe avanti, vai, decisa. Vai, quando vuoi. Uo. Super. Prova a tirare un po' indietro. Ti ho detto, se vuoi fare una transizione discendente da un'andatura più veloce a una più lenta, tipo dal troppo al passo, devi semplicemente portare avanti un pochino i piedi. Ok? Perfetto. Anche più piano, ricordo. Super, così, ok? Sembra un po' di essere su uno spagnolo adesso, eh? Abbastanza. Ok, fallo andare anche un pochino più piano, pretendi che vada più piano. Non spingere con le gambe, regola. Wow. Voilà. Ok. Io mi sto diverso. Eh? Diverso. È sempre galoppo. Ok. Le gambe, se vedi che va bene, puoi anche non tenerle sempre attaccate. Rilassale. Wow. Ti fa sentire un po' un principe questo cavallo, eh? Sì, abbastanza. Stai sempre attenta che la flessione sia un po' interna. Quindi se senti che ti cade di spalla, tu porti un po' la mano verso la tua spalla esterna e tieni appoggiata un po' la gamba esterna, in modo che gli dai un po' di flessione. Allora, adesso, fra un pochino, proviamo a fare una fermata, uno stop. Dobbiamo farlo qua, esattamente a metà del cerchio, come se fosse al centro. Ok, fai ancora un giro, vai tranquilla che te lo spiego, tu galoppa. Quello che devi sentire sulla fermata è il tempo di sospensione, come quando fai un cambio di galoppo. Ci sei? Questo è il principio. Sicuramente è un po' difficile se non hai esperienza, però proviamo. Il prossimo giro, quando sei nel punto dove sei adesso, ok? Semplicemente gli dici forte uo e porti avanti le gambe. E prova a non tirare, concentrati tanto sul non tirare, eh? Guarda avanti, stai seduta bene, non ti buttare indietro. Solo uo e piedi di scatto avanti. E a passo e cambia mano. Gamba esterna e galoppo. Vai. 1, 2, 3, vai, decisa. Voilà, super. Ok, se fa un po' di falcata, lasciagliela fare la falcata, eh. Che un po' per noi è un cavallone questo. Per te è un cavallino, lo so. Ok. Così è bellissimo, eh. Lascia fare un po' di redini. Wow.
Adesso non so se te l'hanno detto, ma ti ha messo sul copertino della nazionale, quindi... Ah no, non me l'hanno detto, Dio! Perché Filippo è in squadra, no? Quindi c'è il copertino della nazionale. Vedo che vince tutto. E quindi puoi dire di essere stata sul copertino della nazionale di Alevi. Ascolta bene la palcata, dovresti dirgli wow quando appoggia per terra l'ultimo anteriore. Ok, quando vuoi ti provi a fermare da adesso in poi, senza tirare. Ok, la falcata l'hai presa, era un pelo ritardo sulla falcata, ma ora le vedi. La prossima cosa che proviamo sono gli spin. Spin è come quando gira su se stesso. Non allora, mi piace, se no mi gira la testa. Ti girerà la testa di sicuro. Sì, ti mette a ginocchiare qui. Allora, questo gira, ok. Qual è il principio dello spin? È che il cavallo fa delle rotazioni facendo perno sui posteriori. All'inizio ti girerà un po' la testa, non ti preoccupare. Basta che non cadi, oppure se cadi, riprendi. No. Siamo qui per quello. Perché è facile cadere? No. Ah. Il principio dello spin è che da ferma devi mettere redine d'appoggio e gambe esterne. Basta. Quando ti vuoi fermare, è di contraterzo, e fai un po' questo lavoro. Proviamo a sinistra. Vai. Mano a sinistra e gamba a destra. Sinistra verso di me. Ok. Batti con la gamba, tira meno, Perché hai fermato subito? Non lo so. Hai visto che hai fatto questo lavoro? Sì. Ok, tieni di sinistra, come se tu guidi la macchina. Ok, quando guidi cosa? Quando giri cosa fai? Giri il volante? Sì. Tieni il volante girato. Quando vuoi raddrizzare, raddrizzi il volante. Il tuo volante è la mano. Ma quanto devo girare? Non lo so io. Mi dici tutto. Sì, quando ti dico stop, tu dici wall, metti un po' di questo stesso. Ok. Batti con la gamba destra e tieni la mano a sinistra. Vai con la mano, sposta la mano a sinistra. Tieni la mano lì, 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 poi tu. Super. Oh, pure dritto, la mia testa è poco dritta. Vai, prova a sinistra. Mano a sinistra, vai. Gamba a destra. Vai. Mano. Posta la mano a sinistra, vai. Se lo fermi. Yeah. Super. Lascia giù la mano, sennò va indietro lui. Ok? Proviamo a destra. Fai un passo avanti, sennò... Un minuto. Se vai a destra ti passa. Mano a destra e vai. Sposta, vai, batti con la gamba. E batti, tieni la mano. Vedi, yeah. Mi sei fermata anche davanti alla... Super. Era tutto calcolato. Sì, eh. È difficile. Cosa? Tutto. Questo non è per principianti. Io sono principiante. Categoria che fai il salto? Cosa hai fatto? Top. La categoria più alta che hai fatto? Il Gran Premio. Quindi 140, 150? 145. Uno che fa 145 su un salto non è un principiante, solo capire... ma no, di questo! Come dire, uno che guida la macchina da rally e poi la mettono a guidare una macchina in pista, devi capire solo dove sono i tasti, il principio è lo stesso. Muovi nel bello, devi provare a fare qualche stop. Dal galoppo. No, da fermi. Facciamo gli stop da fermi. Allora, secondo me ce la puoi fare. Facciamo qualche prova. Arriva! La mano avanti, ok, le recinti, se no loro tendono ad appoggiarsi ai recinti. Ok, gira bene, vieni verso di me qua Nicole. Ok, aspetta. Ok, stai indietro bene con le spalle, muovo forte. Ho girato? No. Ah. Ok, gira a destra e riparti, robe, gamba a sinistra, via. Vai, avanza via la mano, ok, allunga un po' le reni, accorcia un po' la destra, allunga un po' la sinistra. Adesso di nuovo, prendi velocità e provi a dirgli wow prima di uscire al sole. Stai indietro, lascialo, 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 indietro, via la mano, via la mano, via la mano. Ok, vai, andiamo a iniziare il corpo, vai. Prendimi più lunghe, scuse, stai ben indietro. Allunga le redine, stai indietro, stai indietro, via la mano e di nuovo. Ok, allora, meglio. Cosa è successo? Che il cavallo ha stoppato e poi tu, sei andato un po' avanti. Ok, devi tenerla seduta. Ho sempre la sensazione di averle lunghe, okay. Per cui dimmi io il laterale. Guardi, giri, stai seduta, aumenti. Hai visto le mie regole come vanno? Vanno anche più avanti. Non è facile, eh? Gira bene,
Difficile proprio andare a cercare. È diversissimo. Che piedini. E lo lavo. E lo lavo anche io. Io ti dico, vuoi dire dove? Vuoi dire dove stiamo andando? Accendo la telecamera, ora lo lavo. Stiamo portando il cavallo al lavaggio. Cioè, ti devo dire io cosa devi dire. Dove si lava? Ora lo lavo. Dove lo lavo? Poi sputa addosso. In cucina. Wow. Anche lei? Sì, sì, vai. Per fun, per asciugare. Hanno il Dyson. Grazie. Non tu. I miei hanno già sul soffitto. Lui ride. Cioè, già mi odia, anche io gli amo la faccia. Cioè, la prossima volta che mi vede. Ora appena lo liberi scappa via. Sì, mi detesta. Stai facendo arrabbiare tutti i cavalli, stai facendo arrabbiare, Nicky. Impressioni, vuoi le impressioni? Sono molto imbranata. Non sono io che voglio le impressioni. Sono i cavallucci, i cavallini, i cavallezzi che vogliono le impressioni. Anche sì. Non. Sono molto imbranata, lo devo ammettere. Però era la prima volta. No, la prossima volta sarà molto molto diversa. Avrò anche un'altra tenuta. Sì. Jeans. Maglietta bianca. Perché è bianca? Cowgirl hanno le magliette bianche. Ok, aspetta, che mi metto di qua. Cosa stavi facendo? Mi stai fregando qualcosa? Non capisco. Vabbè, jeans, stivali, non lo so. E poi un minimo di cose in più. Te lo dico io, cappello di paglia, spiga in bocca e devi fare Iha! Ogni tanto. Aspetta. Beh, mi piace questo balletto che state facendo tu e... Com'è che si chiama? Ricordami il nome? Lilly. Non si chiama Lilly. Sì. Guardate qua. Che il dettaglio. Mamma mia, che dettaglio. Aspetta, perché sono un po' scomoda stare. Tu, invece io, guarda, sono comodissimo. Andre, quanti like facciamo a sto video? Aia, qualcosa mi ha punto la gamba. Quanti like? 16. Al prossimo di Monte West. 1237. Sì, però un po' più sudato. Ah, ok, se allora lo devono sudare gli allora altri. Allora 10.000. Va bene, 10.000 like. 10.003 allora però. 303. No, 303, sì. Okay. Perché siamo io, la mamma e la nonna che lo mettiamo, quindi non contiamo. Per me la mamma non me lo mette. Secondo me no, perché si dimentica, sbaglierà tasto. E quindi niente, 10.000 e 3 like il prossimo. Si sta arrabbiando? Forse vuole di più? Video! Ciao amici, lo so che vi è piaciuto. Piazzatelo sto like. Per le mie scelte pezzate. Piazzatelo proprio, piazzatelo. Vado a metterlo in box. Sì.